È la bella mamma Veronica, Dio quanto è bella mamma Veronica. Io non so, cari amici, se voi ricordate che 4-5 giorni fa, cioè in tempo non sospetto, io avevo sognato il piccolo Loris, il quale mi raccontava come erano andate le cose. E io ancora non sono convinto di quello che mi ha detto il piccolo Loris, perché non c'è una confessione da parte di mamma Veronica, così come non c'è mai stata una confessione da parte della cosiddetta mamma di Cogne, la signora Franzoni, anche lei era tanto bella la signora Franzoni, tanto tanto bella la signora Franzoni, però questa qua, la mamma Veronica, la mamma del piccolo Loris, è ancora più bella. Non so se voi avete visto delle fotografie, che bella magrolina, non sembra neanche una sposa, sembra ancora una ninfetta, tutta magrolina, magrolina. Io sono sicuro che se la dovessero mettere in prigione e la dovessero condannare, e quando avrà scontato la pena e uscirà dal carcere, sarà ancora tanto bella. E casomai il marito volesse chiedere il divorzio, lei quando esce dal carcere si sposa di nuovo, perché è tanto bella, 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 minuta, minuta, magrolina, magrolina. Potete guardare le foto sul web, cari amici, e poi ditemi voi se la bella mamma Veronica è o non è una donna da risposare. Io ripeto, cari amici, non sono, può essere che mamma Veronica abbia ucciso il suo bambino piccolo Loris, può essere, come può essere per la mamma di Cogne, però non ci sono, non c'è mai stata una confessione né da parte della mamma di Cogne e né dalla parte di mamma Veronica. Non hanno confessato, mentre la grande Medea della tragedia greca, Medea, confessò di aver ucciso i suoi figli in odio contro il marito Giasone. Giasone, il grande, il potente Giasone, che era a capo degli Argonauti. Gli Argonauti, quando gli Argonauti andarono alla conquista del Vello d'Oro, siamo ai tempi dell'antica Grecia, e Medea confessò di aver ucciso tutti i figli suoi e di Giasone o Giasone, e proprio per rabbia contro Giasone o Giasone, che l'aveva ripudiata. Medea lo confessò. E gli dèi poi dopo la perdonarono, e pensate che gli dèi misericordiosi accolsero Medea su nell'Olimpo. Sì, così è raccontata la storia dalla mitologia greca. E, però qua da parte di questa bella, bella mamma, mamma Veronica, non c'è nessuna confessione, lei continua a proclamarsi innocente, e quindi non c'è certezza, cari amici. Ci sono forti indizi a suo carico, forti, forti indizi, proprio come con la mamma di Cogne. Io però qua non è che posso fare i giudici, io non sono giudice di nessuno, io dico soltanto che mamma Veronica è tanto bella. Ho visto le sue foto, ma ci sono disseminate dappertutto le sue foto, cari amici, dappertutto. Era tanto fortunato il marito della bella mamma Veronica, tanto fortunato ad avere una mogliettina, proprio una mogliettina si può dire, come mamma Veronica. Ripeto, io ho sognato una notte, il 5 dicembre l'ho sognato, il piccolo Loris, e poi ci ho fatto il video ve lo metto nel riassunto di questo video, mi ha raccontato tutto il piccolo Loris, ma io ancora non ci credo. Non ha importanza, non ha importanza, non ha importanza. E casomai fosse avvenuto quello che mi ha raccontato il piccolo Loris in sogno, e quello che ritengono gli inquirenti, quello che ritengono gli inquirenti che hanno incarcerato questa bella, bella mamma. Una mamma così bella, secondo me, non la si dovrebbe mai incarcerare, troppo bella. Poi ho visto che la folla ha inveito contro di lei: assassina, devi fare la stessa fine. Però lei dice che è innocente. Io mi limito a dire, casomai fosse avvenuto quello che in sogno mi avrebbe confessato il piccolo Loris, e quello che ritengono gli inquirenti, ma perché ciò è avvenuto?
Perché ciò è avvenuto? Io ho le mie teorie, cari amici, ho le mie teorie. La mia teoria è che questa bella mamma, bellissima, bellissima, Dio quanto è bella, mamma Veronica, quanto è bella, che bel volto che c'ha. È un volto angelicato, bella, bella, minuta, minuta, che questa, pure se dovesse stare in carcere per tanto tempo, non sfiorirà mai. E quando uscirà dal carcere lo troverà di nuovo un uomo che se la sposa subito, casomai il suo attuale marito dovesse chiedere il divorzio, casomai. Beh, vi dico io come sono andate le cose. Lei, la Veronica, sin da piccolina, ha sempre saputo di essere bella, carina, e vedeva lo sguardo degli uomini su di lei e si è caricata di erotismo. Poi per tante vicende, per il fatto che non andava d'accordo con sua mamma, e non andava d'accordo con sua mamma. E ci sarebbe una storia da fare sui rapporti tra la bella Veronica e la sua mamma, la mamma. Che ci sarebbe da dire, da fare un video lungo 3 o 4 ore, 3 o 4 ore. Quante cose ci sarebbero da dire. Lei ha capito, mamma Veronica, qual è il potere femminile? Il potere di seduzione, un po' l'ha capito dalla mamma e un po' l'ha capito dagli sguardi degli uomini. Si è sposata per liberarsi dalla famiglia, perché io ve l'ho sempre detto, l'ho sempre detto che una donna quando nasce è proprietà di suo papà, del padre della famiglia. Poi per liberarsi dalla proprietà del suo papà passa sotto un marito. E lei, la bella mamma Veronica, si è sposata e ha fatto 2 bambini, ma la situazione le andava un po' stretta, perché lei quando portava i bambini a scuola o andava in giro per il suo paese e vedeva gli sguardi degli uomini, li vedeva, capiva quello che volevano dire questi sguardi, capiva. E lei era piena di erotismo, la bella mamma Veronica, tanto piena di erotismo. Poi cos'è avvenuto? Me l'ha detto Loris in sogno, non so se è vero, però gli inquirenti hanno questi grossi indizi per cui l'hanno incarcerata questa bellissima mamma Veronica, l'hanno incarcerata. E che è successo? Che una mattina che magari mamma Veronica si doveva vedere con qualcuno e il bambino, poverino, aveva capito che mamma voleva vedersi con qualcuno e non voleva andare a scuola, non voleva andare a scuola. Allora l'erotismo di mamma Veronica le ha obnubilato la mente e lei si è liberata di un ostacolo alla sua realizzazione erotica, si è liberata di un ostacolo e poi nega, perché in fin di conti, anche se lei dovesse essere consapevole di ciò che ha fatto, lei ritiene, in fin di conti, di avere lottato per la sua libertà. Si sentiva soffocata dal marito, un paesino, il marito, e 2 figli, poi su e giù per la scuola, su e giù per la scuola per la ludoteca del più piccolo. Su e giù per il corso di cucito, di cucina, e poi c'erano gli occhi, c'erano gli occhi che la guardavano, gli occhi degli uomini ovviamente. Quindi ecco come sono andate le cose. Certo che è tanto bella, io concludo dicendo, ma che sia chiaro, io nei confronti di mamma Veronica e mi comporto come mi sono comportato nei confronti della mamma De Cogne. Non ci sono prove, non ci sono prove schiaccianti. Ho fortissimi indizi, fortissimi, ma non ci sono prove. Anche con la signora Franzoni, bella pure la signora Franzoni, bella, ma questa qua, mamma Veronica, è ancora più bella. Tra l'altro c'ha un nome meraviglioso, Veronica, che vuol dire una vera icona, cioè la vera icona, la vera immagine si riferisce all'immagine di Gesù. Comunque Veronica vuol dire una vera immagine, bellissima, bellissima e bellissima. E questi fiori non andrebbero messi in carcere. Va bene, cari amici, grazie. E a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.